Ciao, ciao a tutti, sono Sara Zanier e tra poco risponderò alle domande che mi avete posto per Nefi Mag. Ma prima di cominciare vorrei ringraziare in anticipo tutte le persone che guarderanno questo video e anche la redazione che mi ha permesso di fare questa intervista un po' particolare perché sono a casa, mi sto facendo un video, mi porrò le domande e vi darò le risposte, quindi mi sento un po' Marzullo in questo senso. Vogliamo cominciare? In Bocche Inutili racconti la storia di Dorotea. Come hai preparato un personaggio così importante? Allora, Dorotea, per chi non lo sapesse, è un personaggio che io ho interpretato per il film Bocche Inutili, che parla della storia di alcune ebree deportate da Fossoli a Ravensbrück. E Dorotea è il mio personaggio ed è una guardia nazista. Sorvegliante del campo di Ravensbrück, quindi potete immaginare che non sia insomma l'eroina romantica o la dottoressa di turno della classica serie televisiva o l'innamorata, no? Che si innamora del belloccio e viene lasciata. Cioè, dovevo interpretare un personaggio molto complesso, molto forte sotto alcuni punti di vista, anche a livello fisico, perché dovevo fare delle cose abbastanza forti che mi hanno imposto anche un certo autocontrollo, una certa consapevolezza che io mi sono chiesta all'inizio, ho detto come faccio? Come faccio a interpretare questo ruolo? Prima di tutto non lo devo giudicare, che è la prima cosa che bisogna fare, che è la prima cosa che ti insegnano nelle scuole di recitazione. Non devi giudicare questo personaggio, ok? Poi mi sono detta, va bene, adesso cercherò tutte le informazioni possibili riguardanti quel periodo, riguardanti le donne che si proponevano per il ruolo di sorveglianti, non venivano costrette, si candidavano. E, ho visto diversi film, ho letto diversi articoli, mi hanno aiutato tantissimo le interviste su internet di donne che sono sopravvissute ai campi di sterminio. Soprattutto quelli femminili che avevano a che fare con queste guardie donne. E quello mi ha aiutata veramente tanto. Ho studiato molto le loro interviste e devo dire che ho passato un periodo in cui mi sono veramente moralmente uscivo da quelle ore di studio un po' a pezzi. E poi oltretutto avevo l'aggravante del tedesco, perché Dorotea è tedesca, parla in tedesco e io non l'ho mai studiato e forse non mi è neanche mai piaciuto. Quindi mi sono un po' messa le mani nei capelli all'inizio, però come tutte le cose, come per gli altri ruoli, mi sono messa sotto, ho studiato, ho fatto ore di sessioni con un mio amico che mi dava ripetizioni di tedesco, abbiamo provato con il regista. E devo dire che poi quando sei sul set e hai trucco, parrucco, costumi, le scenografie ti aiutano tanto a calarti nel personaggio e ad essere presente nel momento, nonostante la difficoltà del ruolo. È stata tosta, è stata dura, ma è stato uno dei lavori che ricordo con più forza, ecco. Con molta intensità. Sì. Quali credi siano i valori da trasmettere alle ragazze che riguardano quel periodo storico? I valori da trasmettere alle ragazze di quel periodo storico? Allora, a prescindere dal fatto che non tornerei mai indietro, perché la libertà che abbiamo oggi è impagabile. Ma non tanto alle ragazze, io direi più in generale, a me piaceva forse l'educazione di quel tempo, l'importanza della parola data, ecco, che ci si poteva fidare delle persone sulla parola, quindi c'era un certo rispetto, un certo onore in questo senso da mantenere. E poi mi piace anche il riservo che c'era, cioè quella riservatezza in tutti gli ambiti della vita, che non è un valore, cioè non sarebbe un tornare indietro, riconquistare un po' di quella riservatezza che oggi abbiamo perso, ma sarebbe un valore aggiunto, secondo me.
Credi che la Shoah sia stata compresa? Ah, però, una domandina semplice, semplice. Allora, beh, io spero di sì, spero in parte di sì, in parte è stata compresa, altrimenti non si spiegano tutte le varie associazioni che sono nate dopo, i vari monumenti alla memoria, le varie manifestazioni che si fanno per tenere vivo il ricordo delle persone che non ci sono più e del fatto che è stato un genocidio che non si può ripetere nella storia. D'altra parte, l'uomo purtroppo quando sta bene ha la memoria corta, tende a dimenticare. Lo vediamo adesso con il conflitto in Ucraina, ma insomma non solo quello, perché c'è stato l'Afghanistan, la Siria, i genocidi in Africa, quindi l'Ucraina è forse più vicina a noi e quindi ne risentiamo di più in un certo senso. Per cui penso che qualcosa abbiamo imparato, ma penso che c'è ancora molto da fare e qui penso sia fondamentale infatti il ricordo, anche attraverso un film come il nostro, andare al cinema e vedere un film come il nostro che ti riporta a quello che hai studiato, perché noi non l'abbiamo vissuto, quello che hai studiato, che hai letto, che hai visto e rivisto mille volte, ma che ti dà la consapevolezza di ciò che è stato e di ciò che non deve più essere. Sei una giovane donna, grazie per la giovane. Pensi che l'Italia possa ancora dare futuro alle giovani generazioni? Questa domanda la leggo un po' con rammarico perché io penso subito a mia figlia che ha 9 anni, a cui ogni tanto già le dico sole quando sarai grande tu dovrai andare, devi andare fuori, devi andare all'estero, devi studiare inglese, devi fare esperienza, devi conoscere persone e glielo dico perché penso che l'Italia sia un paese, io non voglio essere catastrofica, non voglio essere pessimista perché anzi io sono una persona molto ottimista, ma sia un paese un po' finito sotto tanti punti di vista, anche culturalmente. Anche proprio a livello di civiltà è difficile pensare all'Italia come un paese che possa dare molto alle giovani generazioni. Io penso che sia uno dei paesi più belli al mondo perché abbiamo tutto. Abbiamo il mare, la montagna, le colline, i laghi, abbiamo il buon cibo, la musica, l'arte, le persone hanno un entusiasmo, una vitalità, un'accoglienza, dei modi di fare che nessuno ha al mondo. Abbiamo tutto, ma non lo sappiamo sfruttare e non sappiamo usarlo per il futuro. Ecco, non sappiamo forse migliorarci in un certo senso. Quindi non lo so. Io spero che il sole vada un po' fuori comunque e che poi magari torni. Vado fuori e torni. Questo sarebbe l'ideale. I 5 consigli che daresti alle giovani attrici. Allora, innanzitutto non fate questo lavoro. No, sto scherzando. Sto scherzando. Allora, sappiate che questo, come tanti altri, per carità, ma è un lavoro molto complesso. La prima cosa, secondo me, che dovete fare è una sorta di autovalutazione, nel senso che voglio davvero fare questo lavoro? Sono portata? Ho del talento? Ho le capacità? Quindi capire se realmente voglio fare questa cosa perché voglio farla io o perché adesso è facile dire ah, voglio fare l'attrice, voglio far parte del mondo dello spettacolo. Perché non è così, non deve essere così e non è per nulla semplice. Quindi valutare come prima cosa se realmente voglio fare questo lavoro. Seconda cosa, farsi muovere dalla passione, quindi averne tanta, perché è quella che vi porterà nei momenti bui ad andare avanti, avere quel fuoco sacro che vi spinge avanti e dire va bene, questa è andata male, ne andranno male tante altre, ma vado avanti perché questo è quello che voglio fare. E la terza cosa è lo studio, chiaramente, come prima cosa bisogna studiare, che sia una scuola, che sia un'accademia, che siano dei corsi. Senza dimenticare che la vita è anch'essa un palcoscenico, quindi non chiudetevi in casa e studiate le persone, abbiate a che fare con le persone, perché loro vi daranno un bagaglio da portare poi sul set,
che vi servirà tantissimo per quando dovrete interpretare dei ruoli, dei personaggi e magari vi verranno in mente delle cose che avete visto in una persona e delle movenze, dei tic che magari riporterete nel vostro personaggio. Ci vuole perseveranza perché è un lavoro che ti costringe ad avere un equilibrio mentale e già lì è tutto un dire. Perché ci sono dei momenti, ci sono molti momenti in cui non lavori, periodi molto lunghi in cui non lavori, e i periodi brevi in cui lavori chiaramente ti ripagano di tutta la sofferenza e il sacrificio che hai vissuto nei momenti in cui non lavoravi. Però ci vuole una grande perseveranza perché di porte chiuse in faccia ne avrete tantissime, tantissime, tantissime. Muri, porte, gente che vi salirà sopra, sotto, avanti, indietro. Sarà un destreggiarsi tra mille cose. Siate originali, siate originali. Non uniformatevi. Sia fisicamente che caratterialmente. E soprattutto ci vuole molta pazienza rispetto a tante cose, rispetto ai tempi morti, rispetto alle persone con cui vai andare a lavorare, pazienza rispetto a te stessa e ciò che pensi di te. Non è un lavoro facile, però ne vale la pena. Allora, l'altra domanda. Alcune volte in passato ti sei trovata in difficoltà perché non eri raccomandata. Oggi il mondo del lavoro è ancora così? Mi fa sorridere questa domanda perché uno dei primi lavori che feci, magari molti non lo sanno, però firmai un contratto per un grande lavoro, un grosso lavoro sulla Rai e andai a fare le prove costumi. Io, il primo lavoro, quindi felicissima, era una serie televisiva. E dopo una settimana che ero sul set a fare le prove, non avevo ancora cominciato, ho fatto le prove, ho firmato il contratto, mi chiamò l'agenzia e mi disse: "Guarda, sei stata sostituita da una che purtroppo è raccomandata e avevano già messo lei, hanno fatto i provini e però hanno scelto te, ma dovevano mettere lei." Per cui non mi dico, primo lavoro, prima esperienza, ho fatto subito i conti con il settore. La domanda è: il mondo del lavoro è ancora così? Il mondo del lavoro è sempre stato così, ma non solo il mio mondo, è il mondo del lavoro di tutti. È chiaro che noi, essendo sotto i riflettori, queste cose vengono fuori di più, vengono alla luce del sole, a galla, insomma. Però funziona così anche al supermercato, anche in ospedale, anche in qualsiasi ambito, mi sto rendendo conto, perché crescendo poi diventi più disillusa. Ti rendi conto che è così. Il fatto che sia così non vuol dire che sia giusto. E il fatto che sia così non vuol dire che sia sempre così. Perché io le cose che ho fatto sono fiera di averle fatte con le mie forze e ad oggi mi dico: come ho fatto a prendere dei ruoli su dei canali nazionali, ruoli molto importanti? E lì, ragazzi, ci vuole fortuna, ci vuole impegno, ci vuole essere al momento giusto, nel posto giusto, è tutta una serie di cose. Però le raccomandazioni purtroppo ci sono sempre state, ma voglio dire, se fossero raccomandate delle persone capaci, andrebbe anche bene. È quando non vengono raccomandate le persone non capaci che ti rode un pochino e fai molta fatica, perché comunque mi è capitato diverse volte di sapere con certezza che alcune persone erano passate perché magari amiche di Tizio o Caio. Ci vuole passione, perseveranza, autocontrollo e si va avanti diretti come un treno. Per forza, se si vuole fare questo lavoro. Allora, la dote più importante nel mondo dello spettacolo, qual è? Non lo so, sto cercando di capirla anch'io, nel senso che questa domanda è. Non posso dire che ce ne sia una. Io sto leggendo la biografia di Robin Williams, che è un attore che amo in assoluto, e lui, come alcuni altri attori, mi rendo conto che probabilmente la posso racchiudere questa dote nel carisma.
Leggendo la biografia mi sto rendendo conto che lui era veramente un affamato di vita. Era un affamato di vita. Lui, dovunque andasse, provava i suoi pezzi anche con persone che non conosceva, testava, il suo talento. E torniamo al discorso che vi facevo prima, ha avuto a che fare con tantissime persone, si metteva molto in gioco, e poi aveva questo carisma che probabilmente derivava anche da questa cosa, ma è anche una fiamma che tu hai dentro, una fiammella, è un qualcosa che arriva alle persone. Ci sono alcuni attori che sono sullo schermo e che ti entrano dentro e bucano lo schermo, ti entrano dentro, nella testa, nel cuore, arrivano e tu non sai perché. Quella è una dote, quella è una dote che hanno in pochi. Ce l'hanno, penso, solo i grandi, però sicuramente il carisma, nel lavoro, come nella vita, è un qualcosa che è molto importante. Che pianeta ti aspetti per tua figlia? Io vorrei Avatar. Io sono abbastanza una sognatrice. Quando uscì il film, mi dissi: oddio, ma io vorrei vivere in un posto così in cui connetto la mia coda alla coda del cavallo e lui sente i miei pensieri. È bellissimo, sarebbe bellissimo. No, chiaramente non, è impossibile avere un pianeta con gli omini blu, no? Però vorrei un pianeta con quella consapevolezza lì, con la consapevolezza che siamo tutti interconnessi, per cui qualsiasi cosa si faccia bisognerebbe rispettare un po' di più questa terra sotto tanti punti di vista e capire che siamo tutti legati in qualche modo. Quando arriverà questa consapevolezza? Lo spero quando che la generazione di mia figlia abbia la fortuna di vivere questa cosa che oggi abbiamo un po' perso. L'ultima, se non avessi svolto il lavoro di attrice, quale professione ti sarebbe piaciuta? Beh, sicuramente mi ero iscritta a medicina. Ho frequentato per 2 o 3 mesi e poi è partito invece in concomitanza il mio lavoro e ho detto ok, il medico non si può fare. Non si può fare alternando lavoro e studio, cioè non è una professione, non è uno studio che si può fare così superficialmente. Per cui in realtà ho lasciato, però farei qualsiasi cosa che mi porti ad avere a che fare con le persone, perché mi rendo conto che anche se sono una persona molto solitaria e mi piace vivere in solitaria alcuni momenti e ricrearmi, rigenerarmi in questo senso. Ho bisogno del contatto e questi ultimi 2 anni l'ho capito ancora di più. Ho bisogno del contatto, ho bisogno di stare con le persone a cui voglio bene, ma soprattutto di interagire con loro, di poterle aiutare, che sia con una chiacchiera, con un sorriso, con qualsiasi cosa, perché mi rendo conto che mi sento veramente realizzata quando do qualcosa. Quando do qualcosa, sembra banale, ma probabilmente faccio questo lavoro anche per questo, perché spero che arrivi qualcosa, quando recito, arrivi qualcosa alle persone che sono a casa, che magari possono emozionarsi, ridere, piangere, riflettere, e credo che quello sia qualcosa di molto utile e importante. Quindi o la dottoressa o qualcosa inerente agli animali o comunque qualcosa che mi spinga a creare, perché ho bisogno di maneggiare, di creare, di sfogarmi in questo senso. E sono tutte cose a cui sto pensando, tra l'altro, ultimamente. Sì, qualcosa che rimanga nell'ambito creativo, probabilmente. Le domande sono finite, io vi ringrazio. Se ce l'avete fatta a rimanere fino alla fine, a guardare questo video, vi auguro una buona vita e ci vediamo, non so dove, non so in quali schermi, ma ci vediamo presto.